Cominciamo quindi con lo studio della lettera. Abbiamo visto i mittenti della lettera, i destinatari della lettera, adesso vediamo in modo specifico la lettera. Quindi, la data di composizione della lettera, ecco, ci sono diversi autori che propongono diverse date, ma la data, diciamo, oscilla tra il 52 e il 57. La maggioranza propende per il 54-55, e altri per il 53, addirittura altri per il 57. Va bene, luogo di composizione Efeso, la composizione della lettera, non entriamo in questo problema, diciamo, complicato. La lettera dei Corinzi è una lettera redatta tutta di un getto da Paolo, quindi unitaria, oppure è una lettera che è stata composta, è composta da due o più lettere? È un problema, perché secondo alcuni studiosi ci sono delle tensioni interne emerse attraverso lo studio della critica testuale, e quindi vi vedono due lettere separate, ma poi compilate in un secondo momento da un redattore. Per noi la prima lettera dei Corinzi è unitaria, e quindi senza che trattiamo questo problema. La composizione retorico-letteraria della prima lettera dei Corinzi vediamo in modo molto veloce. La prima parte è proposta da uno studioso che si chiama Pellegrino, in Paolo, servo di Cristo e padre dei Corinzi, il libro, a pagina 110-113, questo autore vede qui nei versetti 1-3 il prescritto della prima lettera ai Corinzi, ai versetti 4-17, sempre del capitolo primo, l'exordium, e saltiamo e andiamo direttamente alla propositio generalis. Che cos'è questa propositio generalis? L'abbiamo visto nell'introduzione, ecco perché è stato fondamentale fare quello studio introduttivo. Domanda: che cos'è la propositio generalis? La risposta è boh. Allora, la propositio generalis, vi ricordate, è quella, una tesi molto breve, concisa, Paolo vuole sviluppare con l'argomentazione, no? Una tesi seguita dalla probatio o argomentazione, diciamo, sviluppa la tesi. E questo autore, Pellegrino, la individua nel versetto 17. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Questa è la tesi principale che Paolo svilupperà nel corso della lettera, va bene? E seguirà, come vi ho detto, la probatio, che va quindi dal versetto 18, che segue il versetto 17 ovviamente, fino al 15-58, e suddivisa in 5 dimostrazioni. Al termine di queste 5 dimostrazioni abbiamo la peroratio. Peroratio è quella parte della disposizione di una lettera che riprende i temi trattati in precedenza in forma riassuntiva, il cui scopo è quello di consolidare e attirare, in certo senso, l'affetto degli uditori, dei destinatari della lettera. Va bene? Vediamo molto velocemente le 5 dimostrazioni che fanno parte dell'argomentazione per comprendere bene o male di che cosa parla la lettera ai Corinzi. Quindi questo ci serve come introduzione alla lettera ai Corinzi in modo, diciamo, molto sintetico. La prima dimostrazione, che va dal capitolo 18 al capitolo 4, scusate, versetto 1-18 al capitolo 4, versetto 21, parla delle divisioni nella comunità cristiana. No? Abbiamo detto che c'erano quelli di Apollo, quelli di Cefa, quelli di Paolo, quelli di Cristo, eccetera. Paolo risponde a questa problematica con quanto scrive in
Corinzi 3, 22, 23, 4,1 e lo leggiamo. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Bellissimo, dice Paolo. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Capite allora quello che vi ho detto prima? Che nessuno si può attaccare a una figura carismatica particolare? Perché tutti sono servi di Cristo. Poi, seconda dimostrazione, che va dal capitolo 5, versetto 1, al capitolo 7, versetto 40, parla di alcuni disordini e il buon ordine sessuale. In primo luogo tratta dell'incesto, abbiamo visto, probabilmente era un tale figlio che è rimasto orfano di padre, che si è risposato con una matrigna. È difficile pensare che si è sposato con la madre naturale, perché anche la legge pagana non lo permetteva questo. E un secondo problema è quello della prostituzione, che Paolo tratta al capitolo sesto. Alcuni, diciamo, cosa facevano? Pensavano che ciò che toccava il corpo, la corporeità, era indifferente. Questo si capisce alla luce di che cosa? Di un pensiero che è sbagliato, legato a un fanatismo spirituale, no? Noi siamo spirituali, quindi ciò che ci tocca nel corpo non tocca lo spirito, no? Ecco perché dopo alcuni diranno tutto è lecito. Paolo riprende questo slogan per dire tutto è lecito, no? Quindi significa che questo lo dicevano questi tali, tutto è lecito. Quindi vedete che grosse problematiche, no? Erano interne alla comunità. E Paolo corregge questo problema, questa posizione gravissima, dicendo che il corpo del cristiano è tempio dello Spirito Santo. Prima Corinzi 6, 19, 20, bellissimo. In un contesto greco, di filosofia greca, con Platone, eccetera, eccetera, dove il corpo è la prigione dell'anima, pensate voi, Paolo, in questa lettera, come invece dirà tutt'altro, che noi siamo corpo e anima. Noi non siamo solo anima, siamo corpo e anima. E Paolo spiegherà in modo specifico anche quando parlerà della risurrezione del corpo. Va bene? Anche una rivoluzione questa nella mentalità in cui vivono i corinzi. In terzo luogo, Paolo affronta alcune problematiche matrimoniali che alcuni, come già abbiamo detto, alcuni fratelli di Corinto hanno trasmesso a Paolo per mezzo di una lettera che leggiamo al capitolo 7, versetto 1. Alcuni fratelli che vivevano nel fanatismo spirituale consideravano il matrimonio come negativo e pretendevano l'astensione e l'astinenza coniugale. E Paolo dirà, bellissimo, non astenetevi. Questo è molto importante. Dice Paolo, versetto 5, non rifiutatevi l'un l'altro, se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. No? Quindi anche alcuni si astenevano dall'atto sessuale, che è lì dove passa la grazia. No? Tutto in relazione a che cosa? Questo pensiero sbagliato di spiritualismo, e quindi anche il matrimonio era una cosa che era, va bene, non era così importante, anzi, Paolo dirà, è fondamentale. Poi, bene, parla di alcuni problemi in matrimonio, quindi tra persone cristiane sposate, tra persone matrimoni misti, alcune questioni, parlerà delle persone non sposate, delle vergini, dei fidanzati, delle vedove, eccetera. Nella terza dimostrazione, che va dal capitolo 8 al capitolo 11:34, Paolo parla degli idolotiti, abbiamo già visto qual era il problema, dove trova la soluzione Paolo in questo problema di
mangiare o no la carne offerta agli idoli? Gli idoli non esistono, quindi non c'è nessun problema nel mangiare queste carni. Però, se questo crea scandalo a un fratello più piccolo, non mangiate la carne. Quindi tutto per amore ai fratelli, la carità prima di tutto, bellissimo questo. E poi parlerà del buon ordine delle assemblee liturgiche, l'abbigliamento e il comportamento delle donne. No, Paolo dice di le donne di mettersi il velo secondo la prassi giudaica, quindi è un contesto specifico di allora, va bene? E parlerà anche del banchetto eucaristico a cui abbiamo accennato in precedenza. La quarta dimostrazione va dal capitolo 12 al capitolo 14-40 e parla dei doni, delle manifestazioni dello Spirito, parla dei carismi, no? Quello del parlare delle lingue, cioè il dono del parlare delle lingue, della profezia, e dice che tutto deve essere in funzione di che cosa? Del bene della comunità. Se tu parli, dice, le lingue è un balbettio e i fratelli non capiscono niente, a che serve? Dice, tutto deve essere in funzione dei fratelli, per amore ai fratelli dell'assemblea. Va bene? La quinta dimostrazione è intorno alla risurrezione di Cristo e dei credenti. Questo va al capitolo 15, si trova al capitolo 15 dall'1 al 58. Questo è importante perché vi dicevo che in un contesto in cui c'era la concezione filosofica greca che interpretava la risurrezione solamente dell'anima immortale, non del corpo, Paolo con questa, diciamo, questo annuncio della risurrezione del corpo e dell'anima alla luce della risurrezione di Cristo, ecco, vuole correggere questa concezione sbagliata. Voi pensate come erano impregnate le menti di questi poveri fratelli, così diciamo, di Corinto. Platone diceva questo: e in questo tempo che siamo in vita, tanto più noi saremo prossimi al conoscere, quanto meno avremo rapporti col corpo, né altra comunanza con esso se non per ciò che ne costringa assoluta necessità. E in ogni modo non ci lasceremo contaminare dalla natura propria del corpo e ci terremo puri e lontani da esso finché non venga Dio di sua volontà a liberarcene del tutto. Il corpo era la prigione dell'anima. Pensate voi? Invece Paolo sottolinea invece l'importanza del corpo. Ha detto poco prima che il corpo è il tempio dell'anima, scusate, il tempio dello Spirito Santo, e il corpo fa parte della persona, perché la persona è corpo e anima, e Cristo risorto col corpo, non è risorto, e noi risorgeremo con il corpo e con l'anima. Nel ritorno dei tempi, giorno del Signore, il nostro corpo sarà trasfigurato all'immagine di Gesù Cristo, va bene? Benissimo. Sono andati molto veloci, ma mi premeva il fatto di fare un po' di esegesi e quindi trattare da vicino il testo della prima lettera ai Corinzi. Ho scelto la pericope, che è una narrazio, va bene? La pericope che si trova al capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 11. Non so se ce la faremo a farla tutta, però iniziamo. Il contesto è importante. Prima di parlare della risurrezione, Paolo fa precedere questa sezione. Quindi capite voi cosa ci sta preparando, cosa si sta preparando Paolo a trattare, appunto. Alla luce di quello che vuole esprimere in questi 11 versetti. Allora, cominciamo con la lettura. Avete la Bibbia sotto? Ottimo. Vi proclamo, poi fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi. Allora, vi proclamo. Il verbo in greco è gnorizo, l'ho fatto qui di fianco la traslitterazione, significa rendo noto, faccio conoscere, vi faccio conoscere.
gnosis, no? La gnosi, conoscenza, gnorizo, bene? Conoscenza. E questo verbo, posto all'inizio del capitolo 15, conferisce un tono solenne a quanto segue. Vi rendo noto, vi dichiaro. Questo per capire la profondità e la forza di questo verbo, leggiamo Prima Corinzi 12:3, dove si ripete nuovamente questo verbo in un contesto solenne. Perciò vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vedete il tono solenne, la dichiarazione? Quindi Paolo, già questo, chi lo ascolta, no? Dice, è qualcosa di solenne, vi dichiaro, no? Non è tanto vi faccio sapere, ma no, vi dichiaro, è una proclamazione. Poi, fratelli, ancora Paolo mette il termine fratelli, adelfoi, già abbiamo visto anche nella prima lettera dei Tessalonicesi, nella seconda lettera dei Tessalonicesi, cioè il carattere di comunione, confidenziale. Paolo è fratello, fratelli, l'amore ai fratelli. Il Vangelo che vi ho annunciato, vi proclamo il Vangelo che vi ho annunciato. Il termine Evangelion, buona notizia, ricorre 8 volte nella prima Corinzi, e il verbo che segue, il Vangelo che vi ho annunciato, è un verbo che riprende il termine Vangelo, evangelisamen, no? Evangelion, evangelisamen, e che significa fare un buon annuncio. Quindi il Vangelo che vi ho fatto un buon annuncio, no? Sarebbe letteralmente da tradurre. Questo rimanda a che cosa? All'attività di Paolo a Corinto. Ecco perché ho letto e riletto la cosiddetta propositio generalis, in cui Paolo diceva: Cristo mi ha mandato non per battezzare, ma per annunciare il Vangelo. Ecco, quindi questa fa parte dell'attività principale di Paolo a Corinto, che è quella di annunciare il Vangelo. Andiamo avanti. E che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi. E che voi avete ricevuto. Il verbo aver ricevuto, parelabete, la radice del verbo è paralambano, ricevere, prendere in custodia, rimanda a un fatto passato, è un auristo, è al passato. E quindi fa riferimento a che cosa? A ciò che Paolo ha annunciato, quindi a un evento passato, al fatto che i Corinzi hanno ricevuto qualcosa, la tradizione che Paolo ha trasmesso. E questo stesso verbo lo abbiamo quando Paolo parla della tradizione dell'Eucaristia che ha trasmesso. Leggiamo in 11,23. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Cioè Paolo ha ricevuto dal Signore. Ecco, vedete? Subito dopo, a versetto 3, che fra poco analizzeremo, Paolo dirà: a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. Ecco, il ricevere. Ricevere fa riferimento a che cosa? A un dono. A un dono. Quindi l'annuncio del Vangelo, tutto quello che Paolo ha fatto per i Corinzi, è stato un dono. La grazia è grazia perché è dono, non è frutto di uno sforzo. La buona notizia, la salvezza è un dono che Dio ti fa. Poi, nel quale restate saldi. È interessante, ecco perché dobbiamo ricorrere al greco. Il verbo è un perfetto. Che cos'è questo verbo perfetto? Un verbo perfetto è il verbo istemi, che significa stare in un luogo. Il perfetto non è una diciamo caratteristica greca dei verbi greci che noi non abbiamo in italiano. Il perfetto, per farvi capire, è un'azione passata, che è avvenuta nel passato,
ma che continua ancora oggi ad essere tale. Quindi ha una sfumatura continuata nel presente, quindi un'azione che è nel passato, si è svolta nel passato, ma che continua ancora oggi ad essere tale. Per questo siete saldi, quindi è una cosa che loro sono stati saldi sin dall'inizio, perché hanno ricevuto la buona notizia, ma che ancora oggi continuano ad essere saldi, a mantenere, a custodire la buona notizia. Vedete la bellezza e la profondità di questi termini che Paolo utilizza. Andiamo al versetto 2. E dal quale siete stati salvati, del quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. Ecco ancora qui, dal quale siete salvati. Il verbo sozeste, che deriva dal verbo sozo, anche qui c'è una caratteristica particolare che soltanto il greco può dare. È un presente passivo che viene definito passivo divino. Che significa passivo divino? Che l'azione l'ha compiuta Dio. Passivo divino ha questa caratteristica che ci dice che questa azione l'ha compiuta Dio. Quindi siete stati salvati da chi? Da Dio. È Dio che salva. Questo fa parte, stiamo ancora in un contesto, no? Di dono. Vi ricordate perché prima vi dicevo del dono, del ricevere? La salvezza è un dono, è Dio che salva, è Dio che ti salva. È Dio che ti vuole salvare, è opera di Dio. Esso, questo verbo, ha anche una sfumatura legata al futuro, benché è il presente, però è legata al futuro, in relazione ad altri due passi che leggiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 9, al capitolo 13, versetto 11. Quindi, tenendo conto dei verbi che abbiamo analizzato finora, avete ricevuto, siete saldi, siete salvati. Possiamo dire che cosa? Che abbiamo il passato, il presente e il futuro. Avete ricevuto, quindi qualcosa che rimanda al passato. I Corinzi hanno accolto la buona notizia. Siete saldi oggi, ricordate? Un'azione che è attuale, che è oggi, iniziata nel passato, ma che ancora oggi è attuale. E siete salvati, un'azione che è al presente, ma che è legata al futuro, cioè oggi già siete salvi, ma nella pienezza, la salvezza sarà piena nella parusia, no? Il ritorno di Cristo. Vedete come Paolo, con questi termini, con queste sfumature, ci presenta il tutto, no? Il passato, il presente e il futuro, in Cristo, al centro di tutta di questo arco cronologico, cosa c'è? C'è la buona notizia. Ecco perché i versetti che seguono sono bellissimi. Ecco perché ho scelto questo come tema della misericordia. Non si parla di misericordia in modo esplicito? No, però se voi leggete, state attenti, questi sono ricchi di misericordia. Se lo mantenete come l'avete annunciato, anche qui il verbo è tenere, mantenere, a meno che non abbiate creduto invano, va bene. Non analizziamo questo perché non ci abbiamo tempo. Andiamo a ciò che segue, come vi dicevo, al versetto 3, l'inizio del versetto 3, versetto 3a. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. Bello questo che dice Paolo. La coppia dei verbi che abbiamo, cioè trasmesso, ricevuto, corrisponde all'ebraico Masar Kibbel, la coppia Masar Kibbel, ricevere, trasmettere. E questo fa parte del carattere tradizionale, cioè che voglio dire? Gli ebrei trasmettono, hanno trasmesso l'evento vissuto di generazione in generazione e questo fa parte del comandamento che Dio ha dato al popolo. Capitolo 6 del Deuteronomio, lo dirai ai tuoi figli, quando, no? Lo Shema, ascolta Dio Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, no? Amerai il Signore Dio tuo, lo dirai ai tuoi figli, quello è il trasmettere qualcosa che hanno ricevuto, la trasmissione della fede che i padri fanno ai loro figli. Così Paolo, padre nella fede dei Corinzi, trasmette
quello che ha ricevuto dalla Chiesa, ma ha ricevuto anche dalla sua esperienza personale di Cristo. Quindi Paolo risulta essere questo anello che congiunge il passato, la Chiesa madre, Gerusalemme, poi anche la Chiesa di Antiochia, con la comunità presente che è la Chiesa fondata da Paolo. Quindi Paolo si presenta come l'anello di congiunzione della tradizione, trasmette quello che ha ricevuto. Che cosa trasmette? Che cosa ha ricevuto? Ecco qui, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto, che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Cosa vi suona? Vi suona un po' familiare questo? Non lo dite ogni domenica? Ecco, queste formule possiamo definirlo un embrione del credo che oggi noi professiamo, che si collega il nostro credo, ecco l'anello di congiunzione, a quello che ci hanno trasmesso e quello che noi abbiamo ricevuto e che trasmettiamo a nostra volta. Vedete, la tradizione della Chiesa è una tradizione viva, viva, perché Cristo è vivo nel oggi. Quindi, allora, analizziamo il cuore, diciamo, di questa sezione. Paolo presenta il kerygma, la buona notizia. Questa è la buona notizia, che è il contenuto della tradizione evangelica che Paolo ha consegnato ai Corinzi, che lui ha ricevuto. Ed è formulata attraverso quattro frasi verbali, cioè morì, fu sepolto, risorto, apparve. E queste frasi verbali ruotano intorno a chi? A un soggetto che è Cristo. Il lessico utilizzato, il parallelismo, per esempio, guardate il parallelismo tra secondo le scritture, le ripetizioni, i nomi utilizzati, il nome utilizzato, Cefa, che è un nome aramaico. Noi sappiamo che Paolo chiama Simon Pietro, chiama Pietro, qui lo chiama Cefa. Quindi tutti questi elementi ci fanno capire che questa è una formula pre-paolina. Veramente Paolo l'ha ricevuta ed è probabilmente è di una formula, diciamo, di fede originaria della Chiesa di Gerusalemme, bene? O di Antiochia, della prima comunità cristiana. Quindi Paolo ha conservato, non è che ha modificato, ha conservato anche con i suoi elementi caratteristici questa formula. Che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, ecco il cuore della buona notizia, no? Siamo nel cuore della buona notizia. Cristo, l'appellativo Christos, porta con sé tutto il retroterra giudaico intorno al Messia l'unto, il Cristo atteso. E vedremo che Cristo non sarà il Messia come lo volevano sia gli apostoli che, diciamo, quelli dell'epoca di Gesù, Messia regale che sarebbe venuto a liberare il popolo dall'oppressione dei romani. No, vedete ancora gli apostoli che dicono, no? Signore, facci sedere uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, quando tu... E ancora, i discepoli di Emmaus, ancora dopo la resurrezione, non avevano capito nulla di Cristo. Cosa dicono i discepoli di Emmaus? Dopo tre giorni noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Ancora non avevano capito nulla. E Cristo invece si presenta come il Messia, re, ma che si fa servo, che è passato attraverso la morte. Lui è veramente, e che ha mostrato il volto del Padre, che è la misericordia, che è l'amore. Questo è veramente il re, questo è l'unto di Dio, che Dio ha costituito Kyrios, ecco risuscitato, dopo lo vedremo. Morì, il verbo è un auristo, quindi fa riferimento al passato, e Paolo sottolinea con questo, nella formula diciamo che Paolo ha ricevuto, la storicità dell'evento. È morto veramente, è una realtà storica, va bene? Per i nostri peccati, è interessante qui la preposizione per. Secondo alcuni studiosi, per non ha soltanto un valore causale, cioè a causa dei nostri peccati. Cristo è morto a causa dei nostri peccati, è vero. Cristo è morto a causa dei nostri peccati,
il tuo peccato, i tuoi peccati hanno messo in croce Cristo. Però non ha soltanto questo valore, ma anche un valore finale per i nostri peccati, cioè lo scopo, l'obiettivo. Quindi Paolo con questa preposizione vuole sottolineare il valore vicario, soteriologico. Egli morì prendendo su di sé i nostri peccati per poterci salvare. Ecco, anche un'altra cosa importante è che Paolo utilizza nuovamente il termine al singolare, peccato, non peccati. Questo ci fa dire nuovamente che questa formula è una formula che Paolo ha ricevuto, non è che l'ha formulata lui, va bene? Questa formula di fede. Secondo le scritture, a cosa fa riferimento le scritture? Il fatto che rimane generico il termine non fa riferimento a un scritto particolare, perché alcuni studiosi cosa hanno fatto? Hanno pensato, morì per i nostri peccati, quindi alla luce della funzione vicaria esoteriologica, alcuni studiosi hanno interpretato questo passo alla luce del canto del servo di Yahweh che si legge in Isaia 52, ma soprattutto al versetto 53, 12, che così dice: perciò gli darò in premio in moltitudine, eccetera, eccetera, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Quindi alcuni studiosi hanno interpretato questo secondo le scritture alla luce di Isaia 53, va bene? Però per il fatto che rimane un termine generico e anche alla luce delle altre citazioni in cui si fa riferimento alle scritture, noi sappiamo che le scritture fanno riferimento a che cosa? All'Antico Testamento, quindi la legge, la Torah, i profeti, Nevim e gli scritti, i Ketuvim, l'Antico Testamento, va bene? Poi, che fu sepolto, questa connessione, morì e fu sepolto, la troviamo anche in Romani 6,4 e anche in Colossesi 2,12. Romani 6,4 quando parla, siamo stati sepolti nella sua morte, no? Il riferimento al battesimo. E questo che cosa fa? Rafforza la realtà storica dell'evento che è accaduto, cioè è morto e sepolto storicamente. È interessante anche una cosa, questa espressione morì e fu sepolto è tipica dell'Antico Testamento. Infatti si legge in Genesi 35,19 che Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Stessa cosa si dice di Gedeone in Giudici 8,32. Poi Gedeone, figlio di Joas, morì molto vecchio e fu sepolto. Interessante, morì e fu sepolto. Quindi questo richiama l'Antico Testamento. Ma dove sta la novità? È vero che Cristo morì e fu sepolto, ma che non è finita lì. Cristo ha distrutto la morte, è passato nella morte ed è morto veramente, è stato sepolto veramente, ma come i personaggi dell'Antico Testamento che sono morti e che stavano in attesa di che cosa? Di che Cristo passasse anche lui attraverso la morte, la sepoltura e che aprisse le porte al cielo. E ecco perché segue la frase della risurrezione, che Cristo è risorto il terzo giorno secondo le scritture. Allora, anche qui il verbo egegertai è stato risuscitato, è un perfetto passivo. Allora qui adesso già potete dire, avete capito dagli elementi che vi ho dato prima che cosa, di fronte a che verbo stiamo? Perfetto, no? E passivo, che in questo caso fa riferimento a che cosa? Vi ho scritto qui, a un passivo divino. Infatti è Cristo, è Dio che ha risuscitato Cristo, come leggiamo anche in 1 Corinzi 15,15. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché
contro Dio, abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non l'ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano, no? Ma anche se prendiamo Romani 3:24, leggiamo che Paolo dirà: ho sbagliato a scrivere. Va bene, ho sbagliato a scrivere, ho sbagliato la citazione, non abbiamo tempo per cercarla. Va bene, andiamo avanti perché ci ho suonato la campanellina. Allora, il terzo giorno, questa è una formula che si ripete spesso anche nel Vangelo. Gesù stesso, no, quando parlerà del suo annuncio, la passione, dirà: il terzo giorno risusciterò, eccetera eccetera. Quindi è una formula tipica, tradizionale, secondo le scritture. Anche qui abbiamo nuovamente la ripetizione della scrittura. Alcuni vi leggono un riferimento specifico legato ad Osea 6:2: dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Però noi rimaniamo nel contesto, diciamo, del generale della scrittura. E che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Il verbo apparire, anche qui è un passivo del verbo orao, che si deve tradurre con fu visto. Oh, qui è un abbiamo un problema, che anche però è bello, che è voluto. Fu visto, invece di avere da Cefa e dai dodici, abbiamo dei dativi, cioè a Cefa e ai dodici. Non riporta, fu visto ai? Fu visto a Cefa? Fu visto ai dodici? Come conciliare questa cosa? Questo è il testo originale, è così. Fu visto a. Allora, questo lo si risolve, questo problema, alla luce del verbo ebraico raha, che significa apparire a, darsi a vedere, come nelle teofanie dell'Antico Testamento. Abbiamo diversi, diciamo, spunti, diverse citazioni in cui abbiamo questo verbo che è apparire a, farsi vedere, per esempio Genesi 12,7 oppure 17,1. Quindi, dirà Fabris, l'esperienza visiva non dipende dal soggetto, che in questo caso è Cefa e i dodici, ma da chi si fa vedere, cioè Cristo. È lui che appare e si mostra, è lui che si manifesta, la teofania, va bene? A Cefa e quindi ai dodici, abbiamo visto che il primo testimone viene chiamato con il nome aramaico e mette in risalto la figura di Pietro come capo degli apostoli, e ai dodici sappiamo che Paolo non utilizza mai il termine dodici, quindi questo ci fa capire e sostiene l'idea che tale formulazione kerigmatica è pre-paolina, va bene? Quanto tempo ci abbiamo? Finita? Va bene, aspettiamo un attimo, dai, finiamo. Prima Corinzi 15:6-8. E se in seguito apparve più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Che significa 500 fratelli? Questo fa riferimento alla chiesa primitiva, alla prima chiesa, 500 fratelli, perché sappiamo anche dagli Atti che la potenza dell'annuncio del Vangelo dopo la Pentecoste ha prodotto veramente frutti di conversione. Alcuni sono morti. Che sa significare questo? Perché Paolo dice alcuni sono morti? Poteva dire apparso 500 fratelli. Alcuni di questi però sono morti. Per indicare che cosa? Che l'aver visto Cristo risorto non è garanzia della immortalità fisica. Ma cos'è che ti garantisce l'immortalità? È fare l'esperienza del Vangelo. Quindi sono morti, bene, moriamo, dobbiamo morire. Però la garanzia è la risurrezione di Cristo che ci fa risorgere con Lui, anche nell'attesa della risurrezione dei corpi, va bene? Inoltre apparve a Giacomo, Giacomo è la figura importante,
probabilmente fa riferimento a Giacomo, il fratello del Signore, che leggiamo anche definito come il figlio di Alfeo in Matteo 10:3, una figura importante della Chiesa di Gerusalemme, e quindi a tutti gli apostoli. Qui fa riferimento o a una seconda apparizione, perché già è apparso ai 12, gli apostoli, oppure agli apostoli, nel senso che il termine apostolo, nel corso diciamo, nel primo periodo della Chiesa primitiva, fa riferimento anche agli inviati apostoli. Barnaba non faceva parte dei 12, però venne chiamato apostolo, come leggiamo in Atti 14:14. Ultimo fra tutti, apparve anche a me come un aborto. L'ultima della lista, bellissimo, mette Paolo come un aborto, una frase durissima, un'espressione durissima. Che significa questo? Qui Paolo fa riferimento alla sua chiamata, alla sua esperienza che ha fatto con Cristo risorto sulla via di Damasco. Io sono un aborto, l'ultimo fra tutti, un aborto. L'aborto può fare riferimento a che? A un bambino che è morto nel seno della madre, oppure che nasce morto. E questo si legge alla luce di Galati 1:15-16, quando dice che Dio, che mi ha scelto sin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato con la sua grazia. Bellissimo, quindi Paolo mette in riferimento la chiamata di Dio, che l'ha chiamato sin dal seno di sua madre, e poi mette a fianco, si autodefinisce aborto. Aborto in che senso? È colui che veramente aveva fatto l'esperienza di morte. Perché? Lo dirà dopo, perché era un persecutore della Chiesa. Io vivevo nella morte, la morte, non conoscevo Cristo, vivevo nella morte, nelle tenebre. E anche, è interessante, si può tradurre aborto come portatore di morte, come seminatore di morte. Infatti Paolo seminerà la morte come persecutore, no? E diventa seminatore di vita. Perché? Perché porta il Vangelo, annuncia il Vangelo, porterà il Vangelo. Sto correndo tantissimo, va bene? Prima Corinzi 15, 9, 10. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ecco, spiega il perché si definisce aborto. Un indegno, ecco, l'ultimo fra tutti. Interessante che al centro di questa sezione 15:1-11 Paolo parla della morte, l'aborto. Interessante. E poi parla di che cosa? Subito dopo della risurrezione. Quindi il passaggio alla morte e alla risurrezione è un'esperienza che lui stesso ha vissuto, il passaggio alla morte e alla risurrezione. Per grazia di Dio però sono quello che sono. Bellissimo. Cioè, io sono quello che sono per grazia di Dio. E la sua grazia in me non è stata vana. Se voi leggete Colossesi 1,29, capite cosa dice. Va bene, in relazione alla grazia, anche alla fatica, no? Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Dirà in Filippesi 4:13, tutto posso in colui che mi dà la forza, anche Colossesi 1:29, per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. Paolo cioè, mette in risalto che cosa? La grazia di Dio. Lui è così perché è Dio che gli ha dato la grazia. È bellissimo anche una cosa. Quando qua Paolo dice per grazia di Dio però sono quello che sono, in greco il verbo essere, bellissimo, non si regge se non con il termine che lo precede. E quel termine che lo precede è Dio. Bellissimo. Quindi Paolo è perché si appoggia in Dio. Cioè, anche con la forma della scrittura, Paolo è riuscito a trasmettere questa caratteristica, che lui è così per la grazia di Dio, perché si appoggia in Dio. Come dirà Gesù nel Vangelo. Chi rimane in me e io in voi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15:5. Terminiamo dicendo al versetto 11: dunque sia io che loro così predichiamo e così avete ricevuto. Cioè Paolo è in sintonia con l'annuncio degli apostoli. Questo è importante. Non è che Paolo annuncia una cosa diversa dagli altri apostoli. Paolo è in sintonia. Così sia io che loro così predichiamo e voi avete creduto. Allora, concludo dicendo questo. Al termine di questa sezione Paolo riprende il concetto del credere. Del credere. Dov'è che abbiamo incontrato questo concetto del credere?
all'inizio, quando dice a meno che non abbiate creduto in vano. Quindi questa si chiama inclusione, cioè all'inizio ci abbiamo il credere, alla fine ci abbiamo il credere, per dire che cosa? Che la fede passa attraverso l'annuncio del Vangelo, no? E la fede è la porta che ti porta a vivere, con gioco di parole, alla vita eterna.